Io sono Sabrina Lemmetti, per chi non mi conosce, sono una consulente del CESVOT e faccio parte di un'impresa sociale che offre consulenza appunto al CESVOT, che si chiama Intesa, come vedrete all'inizio, penso, delle slide. E la parte che tratteremo oggi riguarda la privacy con un'attenzione particolare agli enti del terzo settore. Questo nonostante che il tema della privacy sia quasi in maniera indistinta applicabile nello stesso modo a enti pubblici, privati, profit e non profit di media, piccola e grande dimensione. Ci sono degli adempimenti maggiori per realtà più grandi o degli enti pubblici, però in realtà gli enti del terzo settore, seppur possono avere anche una dimensione piccola, hanno da applicarlo forse in certi casi in maniera maggiore rispetto a enti anche più grandi, tipo profit, in quanto normalmente agiscono nei confronti di utenti, soci, volontari che possono avere anche dei dati particolari, sensibili, che forniscono all'ente e che quindi richiedono che questi dati vengano trattati in un rispetto maggiore rispetto ai dati comuni. Condividiamo le slide e farò un intervento che cercherò di contenere in un'ora e mezzo, per poi dare uno spazio a chi potrà ottenerlo di mezz'ora alla fine dell'intervento. Questa è un po' l'idea teorica dell'impostazione della presentazione. Quindi condividiamo lo schermo. Ok. Di cosa tratteremo? Questi sono i temi su cui ci focalizzeremo. Alcuni elementi inerenti alla normativa, definizioni che provengono dalla normativa, i principi fondamentali a cui dobbiamo rispondere per avere un trattamento lecito, principi che comunque risultano essere continuativi nel tempo, non variano e che quindi sono fondamentali e guida proprio nell'adempimento in tema di privacy. Le figure privacy, cioè come definire un'organizzazione, un organigramma che sia in grado di fornire, di fare un trattamento lecito, come attuare un trattamento che si può dire lecito, le misure di sicurezza che vanno applicate proprio per avere un trattamento in regola con la normativa, sanzioni previste a livello generale, poi focalizzeremo l'attenzione sul rapporto tra il regolamento privacy e la raccolta fondi, il regolamento privacy e il personale. Personale inteso non solamente come personale retribuito, ma anche personale volontario o semplicemente personale che ruota intorno alla nostra organizzazione. Il tema della privacy non è un tema nuovo, seppur si parli di un regolamento europeo che è entrato in vigore il 25 di maggio del 2018, quindi sono già diversi anni che è in vigore, in realtà abbiamo un'attenzione alla protezione dei dati personali da parte dell'Unione Europea che risale al 2000, anche se poi è stata aggiornata nel 2007. Infatti, all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 8, si parla proprio di protezione di dati di carattere personale. Quindi l'attenzione dell'Unione Europea era ben prima del 2018, seppur non ci fosse una normativa valida nello stesso modo in tutta l'Unione Europea. Quando possiamo andare oltre la protezione del singolo dato personale? Solamente in presenza di un interesse superiore della comunità, pensiamo all'esperienza del Covid, oppure un interesse normalmente di tipo pubblico, un interesse superiore rispetto al singolo. E qui abbiamo come riferimenti l'indagine sulla pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato, in generale gli aspetti giudiziari che in qualche modo possono limitare la libertà in termini di dato personale del singolo. Quindi abbiamo come riferimento generale il regolamento europeo, GDPR così chiamato, che è stato pubblicato in Gazzetta con una data del 27 aprile 2016, con il numero Sabrina, scusa, 669. Sì, le slide non vanno avanti. Vai, infatti è come succede spesso. prova a chiuderle e riaprirle. Sì.
Prova a condividere lo schermo intero, perché a volte Vai, può prova essere una così. soluzione. Grazie Rita che ce l'ha segnalato. Sì, guarda un po' se scorre un'ora. Sì, sono ancora in anteprima, mettile proprio a tutta pagina così Sì. andrà meglio. Vai, Ok. perfetto. Sì, è sempre lo stesso problema che si pone, non è la prima volta. Vai, grazie. A chi si applica il regolamento? A tutte le persone fisiche, non giuridiche, quindi non a organizzazioni, differentemente da quanto avveniva fino al 2012, dove tutelate erano anche le organizzazioni, in realtà ora si tutelano solamente le persone fisiche, che si trovano all'interno dell'Unione Europea, o si trovano in quanto residenti, o perché i dati vengono raccolti e in qualche modo transitano nel territorio europeo. Pensiamo ad un'organizzazione che si occupa di missioni all'estero e che tratta i dati di minori che, verso i quali magari attua delle adozioni a distanza. In questo caso il dato del minore, seppur residente magari in paesi al di fuori dell'Unione Europea, in realtà deve essere tutelato nello stesso modo in cui si tutelano i dati di minori in Italia o nella stessa Unione Europea. Questo fa sì che le varie organizzazioni che operano nell'Unione Europea, pur non avendo una sede fisica, debbano loro stesse applicare la normativa prevista dal regolamento. A nulla vale il fatto di avere delle sedi, delle succursali che in qualche modo allontanano l'ambito di applicazione dall'Europea all'extra Unione Europea. Ma bensì l'applicazione avviene nella misura in cui appunto abbiamo a che fare con dei dati di persone che appunto sono residenti o i dati transitano all'interno dell'Unione Europea. In Italia abbiamo, oltre il regolamento europeo che rappresenta la cornice generale, non solamente per l'Italia ma anche per l'estero, abbiamo nello stesso tempo il codice o testo unico in materia di protezione dei dati personali, il testo unico della privacy, con decreto legislativo del 2003, il 196, che rimane in vigore seppur parzialmente abrogato, quasi totalmente, cioè per alcuni versi, che in qualche modo era un codice molto innovativo in Europa e ha trattato degli aspetti della privacy che difficilmente si ritrovavano in altri paesi europei. Quindi il codice rappresentava un documento molto all'avanguardia in tema di protezione di privacy e ha trovato il suo completamento con il regolamento. Nello stesso tempo abbiamo anche il decreto legislativo 101 del 2018, che è un decreto di adeguamento e che ha il compito di far transitare, traghettare co più correttamente la normativa italiana in quella europea. Ci sono sempre delle fasi da completare, quindi questo decreto dà la possibilità di arrivare a un adeguamento per tappe successive. Nello stesso tempo abbiamo anche dei provvedimenti che sono stati emanati nel Garante, nel tempo, che continuano ad essere emanati e che valgono comunque in quanto rappresentano un'interpretazione della corretta applicazione della legge e che quindi insieme al regolamento, al codice e il decreto legislativo 101 danno il quadro di riferimento entro il quale bisogna muoversi. Se andiamo a vedere le definizioni che sono presenti all'interno del regolamento, o almeno le più importanti, almeno per questo seminario, abbiamo che si definisce che cos'è un dato personale all'articolo 4, che è un po' l'articolo delle definizioni. Viene detto che il dato personale rappresenta qualsiasi informazione, quindi non semplicemente nome e cognome, riguardante una persona fisica, e l'abbiamo già detto, identificata o identificabile mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Quindi qualsiasi informazione che mi riconduce anche indirettamente a definire una persona, a far riconoscere una persona fisica, è qualificabile come dato personale. Quindi avrò il nome, il cognome, avrò un indirizzo, avrò il codice fiscale, avrò la targa automobilistica, per non parlare poi di video, foto, registrazioni audio, che comunque sono qualificabili come dato personale.
In genere è auspicabile trattare dati in maniera anonima e quindi cercare il più possibile di non conservare dati che possono anche non essere utili o comunque utilizzare dati in forma anonima nella misura in cui posso raggiungere le stesse finalità che mi prefiggo. A differenza tra vari dati personali, abbiamo modalità di trattamento e di sicurezza differenziate. A seconda dei dati che vado a trattare e la delicatezza degli stessi, dovrò appunto avere delle accortezze differenti. La prima fascia, diciamo, di dati personali, la meno problematica, è quella dei dati personali comuni, che sono quei dati che qualificano l'individuo a livello minimale. Normalmente sono nome, cognome, l'indirizzo, comunque dati che non portano delle conseguenze per quanto riguarda la persona, se vengono comunicate all'esterno. Più delicati risultano essere i dati personali particolari o chiamati, nella precedente normativa, sensibili. L'attuale regolamento riprende la definizione di dati sensibili e la amplia, e quindi ricomprendiamo in questa categoria quei dati che possono, se comunicati all'esterno, portare un pregiudizio teoricamente alla persona a quale si riferiscono. E quindi abbiamo i dati che riguardano l'origine razziale o etnica, che si collegano direttamente anche alle convenzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la salute. Questo non vuol dire che sono dati particolari solamente quelli che riguardano problematiche sanitarie croniche, ma anche semplicemente comunicare che c'è stato un infortunio da parte di un volontario nella mia organizzazione è un dato che è relativo alla salute e che quindi devo comunicare in maniera molto attenta. Poi abbiamo l'orientamento sessuale, i dati genetici e biometrici, che sono una novità rispetto al codice della privacy, che sono quei dati che qualificano la persona in maniera univoca, facendo riferimento comunque a aspetti fisiologici o comunque di salute, nonché relativi a un'identificazione, quale può essere l'impronta digitale, il viso stesso, l'iride, che possono appunto qualificare la persona in maniera univoca. Insieme poi a dati personali particolari abbiamo un'altra tipologia ancora più delicata, che sono i dati giudiziari. Qui vi rientrano i dati che riguardano le condanne penali, i reati e le misure di sicurezza collegati a eventuali reati commessi. E questi dati possono essere utilizzati solamente sotto il controllo dell'autorità pubblica e se autorizzati. Quindi è molto importante, la misura in cui io vado a trattare tali dati, che abbia un atto che in qualche modo mi dà la possibilità di utilizzarli. Pensiamo ad esempio se faccio un inserimento di soggetti in pene alternative o comunque se ho come utenti persone che sono sottoposte comunque a procedimenti penali. In questo caso dovrò conservare convenzioni, protocolli con l'ente pubblico nei quali sia evidenziato il mio ruolo per evitare di avere problematiche, anche perché non è previsto che si abbia un consenso per poter trattare tali dati. Quando possiamo trattare i dati personali particolari? L'articolo 9 del regolamento dice che normalmente non dovremmo trattare questi dati e pone poi delle eccezioni che sono elencate appunto in questo articolo. Abbiamo che si possono trattare quando l'interessato ha dato il proprio consenso esplicito al trattamento e questo è l'unico caso in cui ho bisogno di un consenso espresso tramite una firma che devo conservare in originale. Oppure quando il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento e dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, classico esempio dell'assunzione di personale e dei dati che riguardano la persona che ho assunto. Trattamento necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica
di prestare il proprio consenso. Pensiamo a un servizio prestato anche da una pubblica assistenza, da una misericordia che va a soccorrere una persona infortunata, non può chiedere prima di soccorrerla di avere un consenso per trattare i dati che lo riguardano e quindi è un caso oggettivo di tutela di un interesse che va oltre la tutela della privacy. Quando il trattamento è effettuato nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, quindi per i membri di queste tipologie organizzative che espressamente abbiano nello statuto queste finalità. Non è sufficiente avere un orientamento filosofico, religioso, politico e esprimerlo in uno statuto. Bisogna che sia caratterizzante dell'attività dell'organizzazione affinché io possa trattare i dati dei miei membri. Il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato a tal fine. E quindi se l'interessato rende pubblici determinati dati e dà la possibilità di utilizzarli all'esterno, possono essere utilizzati, però per quella finalità. Per esempio, se io ho a disposizione i dati di un elenco elettorale, non potrò utilizzarli per fare un'azione promozionale di raccolta fondi, perché sono resi pubblici, in questo caso non direttamente dall'interessato, dall'ente stesso pubblico, dallo Stato, ma per finalità legate al momento elettorale, non per altre finalità. Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, pensiamo appunto, come vi dicevo, a tutti gli episodi collegati al Covid, e l'ultimo punto che vi propongo, quando il trattamento è necessario ai fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, quindi ai fini di ricerca, ma solamente da parte di quegli enti che effettivamente come attività svolgono attività di ricerca. Quindi non può essere riportato il dato di una o più persone semplicemente perché voglio fare un documento, un rapporto storico sull'attività della mia associazione. Non è ricerca quella, è memoria storica, che è una cosa diversa rispetto a una ricerca vera e propria. Altra definizione molto importante è quella di trattamento, perché normalmente parlando di trattamento di dati pensiamo al fatto di divulgare informazioni, utilizzarle, registrarle, modificarle e così via. In realtà il trattamento, così come si vede in questa definizione che vi ho riportate, va dalla raccolta alla distruzione del dato e quindi io devo garantire in tutti i passaggi che ho del dato all'interno della mia organizzazione che questo dato sia tutelato. Non ultimo bisogna ricordare che la consultazione del dato può essere fatta anche a livello verbale, quindi non è semplicemente da tutelare il dato che ho nell'archivio cartaceo o a livello informatico, ma anche il passaparola, la comunicazione verbale che possa avere all'interno della mia organizzazione. Quando faccio delle riunioni di equipe, della dirigenza della mia organizzazione, faccio delle comunicazioni che possono contenere trattamento di dati, questo va ricordato. Così come se cancello un dato e lo distruggo, devo garantire che questa distruzione sia effettiva e che non sia possibile per altre persone accedere alle informazioni che penso di avere cancellato o distrutto. È abbastanza evocativo il volantino, messo per promuovere il seminario, dove vediamo la carta, dei documenti che sono stati, proprio strappati correttamente con un macchinario specifico. Ricordiamoci anche che la raccolta, la diffusione di immagini, testimonianze e dichiarazioni, essa stessa è trattamento. Quindi devo evitare il più possibile di raccogliere delle immagini, delle testimonianze, senza avere alla base un consenso per poterlo fare specifico
e nello stesso tempo aver fatto anche un'informativa che metto a disposizione degli interessati, nella quale espongo le motivazioni, la raccolta dei documenti che riguardano la persona e le metto a disposizione dell'esterno, dove devo anche nello stesso tempo specificare precisamente a chi metto a disposizione questa immagine, queste dichiarazioni che posso aver raccolto, ad esempio, all'interno di un evento, comunque in un momento rivolto indistintamente al pubblico, comunque interno della mia organizzazione. Questo soprattutto nella misura in cui ho a che fare con persone più vulnerabili, quali possono essere minori, ma anche persone che hanno delle problematiche di tipo anche sanitario o psicologico. Vi dicevo dei principi che devono essere rispettati, che sono la base sui quali poggiano le norme. Questi principi sono quelli che vedete qui riportati in questa slide. Sono principi che rimangono stabili nel tempo, quindi il titolare, prima ancora di mettere a punto una serie di adempimenti formali, deve concentrarsi su questi principi e cercare di rispettarli. Anche perché abbiamo che questa normativa, a differenza di quella precedente, per precedente intendo il codice privacy nel 2003, si basa più che altro su un adempimento della norma, degli adempimenti che devono essere sostanziali più che formali. Non si accontenta di avere una serie di documentazioni da parte dell'organizzazione a riprova che è stata rispettata la privacy, ma vuole essenzialmente che in forma di responsabile sia effettivamente stata applicata. Se guardiamo a questi principi, abbiamo che si richiama il principio della necessità. Io tratto dati solamente nella misura in cui sono necessari per raggiungere i fini che mi propongo e che propongo all'interessato. Queste finalità devono essere pertinenti, non eccedenti anche rispetto alla richiesta di dati e devono essere in relazione all'accordo che possa avere col diretto interessato. Devo essere anche legittimato a farlo. Quindi ho bisogno di essere molto trasparente nei confronti dell'interessato, comunicare le motivazioni per cui raccolgo i dati, quindi non genericamente come normalmente si vedono anche nelle informative, ma in maniera specifica affinché la persona abbia chiaro la motivazione per cui si trattano i dati e quindi decida di accettare di vedere trattare i propri dati. Proporzionali, devo raccogliere quanto è necessario, non di più, rispetto a quello che mi propongo di raggiungere. Poi abbiamo l'ultimo principio della minimizzazione. Io devo raccogliere i dati in misura minore possibile. Quindi io devo raccogliere i dati esclusivamente che mi servono e per il tempo utile per i quali posso utilizzarli. Non posso utilizzare dei dati all'infinito, anche la prassi di raccogliere i dati, di conservare, di avere degli archivi abbondanti per paura poi di buttar via qualcosa che mi potrebbe servire, è una prassi che deve essere superata. Anzi, consiglio nella misura in cui uno non abbia ancora adeguato la propria organizzazione, comunque si proponga di aggiornare il proprio adeguamento, di partire dall'archivio e di far pulizia e rendere più possibile pulita la situazione e anche adeguata alle finalità e al contesto temporale in cui sta vivendo. Quindi i primi interrogativi che si deve porre un'organizzazione, prima ancora di andare a vedere gli adempimenti da seguire, è per quale finalità ho richiesto questi dati personali. Quindi per ogni tipologia di dato io vado a pormi l'interrogativo della finalità per cui richiedo questi dati. Questi dati sono necessari per raggiungere queste finalità? E il trattamento che sto facendo è indicato nell'informativa che rendo all'interessato e che è un primo adempimento che poi andremo a verificare e affrontare. Passiamo alle figure privacy, cioè quali sono le figure che all'interno di un'organizzazione devono essere tenute in considerazione? Abbiamo due figure innanzitutto estreme. Da una parte abbiamo l'interessato, che è un po' il termine che ho utilizzato fin dall'inizio della mia presentazione, e con interessato abbiamo da definire la persona
fisica alla quale i dati personali si riferiscono, quindi la persona da tutelare. Dall'altra abbiamo il titolare del trattamento, che è la persona, l'ente in particolare, rivolgendosi a enti del terzo settore, che decide in merito ai dati da raccogliere, come trattarli, quali sono le misure di sicurezza da attuare, quindi chi ha il potere decisorio in merito ai dati degli interessati. Se andiamo a vedere il mondo interno di un ente del terzo settore, abbiamo che c'è una varietà di soggetti interessati di cui raccogliamo i dati e che spesso non ne siamo consapevoli. Ci focalizziamo o sui volontari, sui soci e aderenti o sugli utenti anche del servizio, soprattutto se sono utenti un po' disagiati o comunque vulnerabili, sui quali riteniamo di dover avere una particolare attenzione. Però da tutelare sono, anche se in maniera minore, cioè nel senso in maniera meno attenta, se vogliamo, i donatori, i consulenti, collaboratori esterni, dipendenti, referenti di enti pubblici o privati. Si parla di referenti perché abbiamo detto che si tutelano le persone fisiche e non le organizzazioni. Quindi, nella misura in cui io ho a che fare con il comune piuttosto che con il CESB, con una fondazione, non devo tutelare i dati, quindi denominazione, indirizzo, telefono e così via, dell'organizzazione considerato come complesso di attività, ma bensì delle persone con cui entro in contatto, quindi con il funzionario piuttosto che la persona con cui, a cui chiedo informazioni all'interno di un ente. Così, stessa cosa dobbiamo fare nei confronti di soggetti con cui entriamo in partenariato. Dobbiamo anche tutelare i dati dei delle varie persone verso le quali abbiamo da attivare azioni di sensibilizzazione di raccolta fondi anche presso altre organizzazioni. E poi, non ultimi, gli utenti del nostro sito istituzionale o comunque gli utenti dei social network nei quali ci troviamo a interagire per informare o in qualche modo cercare di raccogliere fondi. Tutte queste tipologie di persone, gli interessati, hanno dei diritti che devono essere in qualche modo rispettati. Quali sono questi diritti? Diritto innanzitutto di conoscere la fonte dalla quale è stato tratto il dato che stiamo trattando, quindi dove abbiamo preso i dati che si riferiscono a una determinata persona. Poi questi dati quali sono? E anche di monitorarli nel tempo e man mano che si svolge il trattamento, e nello stesso tempo anche prevedere di limitarne l'uso se riteniamo che, se ritiene questa persona interessata, che non abbia la possibilità o comunque non debba in qualche modo trattare il dato, l'organizzazione che detiene il dato di riferimento. Chi può esercitare questi diritti? L'interessato in prima persona, ma anche quelle persone legittimate per conto dell'interessato, perché hanno una procura, una delega, perché sono genitori di minori o perché sono stati incaricati in quanto associazioni o realtà che tutelano dei diritti, e in questo caso anche diritti in ambito di privacy. Quando l'interessato pone un quesito a un'organizzazione, il tempo per rispondere è di un mese come tempo massimo per fornire un riscontro all'interessato stesso. Tempo che può essere prorogato a 3 mesi se ci sono delle motivazioni che vengono, vengono anche comunicate queste motivazioni. Vi ricordo anche un aspetto importante da non sottovalutare, presente nel decreto legislativo 101 del 2018, che i dati da tutelare sono anche quelli delle persone defunte. E quindi, nella misura in cui io possa avere dei soci, dei volontari, degli utenti che non sono più presenti, io devo comunque tutelare i dati, e anche perché ci possono essere familiari o persone legittimate che possono richiedere questa tutela. Nella misura in cui io non rispondo alle richieste fornite dall'interessato, l'interessato stesso potrà,
anche rivolgersi direttamente all'autorità competente, il garante della privacy, per richiedere un intervento nei confronti di un'organizzazione. Difficile che ci sia un controllo direttamente da parte del garante, soprattutto per realtà non molto grandi, però ci può essere questo intervento del garante se sollecitato da una persona interessata. E ricordiamoci che abbiamo a che fare spesso con persone che possono avere anche problematiche di diverso tipo e che possono essere anche interessate, se non altro perché ci può essere un risarcimento anche economico, a interpellare un'organizzazione per vedere i propri diritti effettivamente tutelati. L'altra figura di riferimento, oltre all'interessato, vi dicevo che era il titolare del trattamento, che la qualità del titolare discende direttamente dal fatto di trattare dei dati, definire i mezzi e anche definire modalità di protezione di questi dati. Anche se poi il titolare del trattamento non agisce da solo, ma agisce dietro un'organizzazione più o meno formalizzata e che è quella che dovrebbe avere una realtà per riuscire anche a capire le responsabilità che possono esserci in caso di violazione. Le figure apicali insieme al titolare sono quelle del contitolare del trattamento e del rappresentante del soggetto non stabilito nell'Unione Europea. Contitolare del trattamento si ha quando un'altra realtà si trova a prendere delle decisioni in merito a una serie di dati simultaneamente a un altro titolare. E quindi abbiamo una contitolarità che deve essere anche definita con un accordo in maniera tale da capire quali sono le responsabilità reciproche. E l'interessato nei confronti di un titolare, di un contitolare, può tranquillamente rivolgersi e poi spetta al titolare coinvolto dall'interessato, vedersela, diciamo, con l'altro contitolare e quindi esercitare può interessato i propri diritti indistintamente nei confronti di un titolare o di un altro contitolare. Non è un caso così difficile da aversi. Pensiamo alla presentazione di un progetto o comunque una convenzione anche con un ente pubblico dove ci può essere un soggetto capofila, ma anche più soggetti capofila che simultaneamente si rivolgono a un interlocutore unico e che quindi assumono una responsabilità unica nei confronti anche dell'ente pubblico. Abbiamo invece il rappresentante del soggetto non stabilito dell'Unione Europea quando c'è la necessità da parte di un'organizzazione che non ha una sede legale all'interno dell'Unione Europea di agire all'interno dell'Unione Europea e quindi di interfacciarsi con gli interessati, con il garante, e quindi c'è bisogno di avere una figura di riferimento che assuma determinate responsabilità. Oltre a queste figure abbiamo i responsabili del trattamento. Anche questa figura è una figura molto presente all'interno dei rapporti tra i vari enti. Rappresentano coloro che sono dei fornitori di servizi che trattano dei dati personali per conto del titolare e ce ne possono essere più di uno. Difficile distinguerli, però c'è proprio la necessità di distinguerli proprio per evitare poi che ci siano delle violazioni e che subisca delle sanzioni il titolare perché non ha vigilato correttamente sulle figure che avevano la responsabilità di trattare i dati, seppur una responsabilità indiretta e non diretta. Vediamo alcuni esempi di responsabili del trattamento. L'impresa di pulizie, se abbiamo un'impresa di pulizie che svolge all'interno dei nostri locali le pulizie e abbiamo dei dati che normalmente non possiamo conservare in maniera sufficientemente protetto, abbiamo necessità di incaricare come responsabile del trattamento l'impresa di pulizie perché ci deve essere una responsabilità congiunta nella protezione dei dati. Così come, e questa è stata una scelta da parte del garante della privacy, il consulente del lavoro va incaricato quale responsabile del trattamento. E è richiesto poi un monitoraggio comunque del responsabile in maniera tale che effettivamente ci sia un controllo dell'operato, laddove è possibile attuarlo. Chi attua formazione, ad esempio, per i volontari?
per il personale di un ente, nella misura in cui abbiamo che vengono raccolti solamente i nominativi dei partecipanti, possiamo avere una distinzione di ruolo e quindi due titolari del trattamento, chi l'ente che usufruisce della formazione e l'ente invece che fornisce la formazione. Se invece i dati vengono raccolti in maniera molto più puntuale e anche si va nel dettaglio delle singole informazioni degli interessati, a quel punto abbiamo una responsabile del trattamento. Altri esempi che porto al lato destro della slide, abbiamo la raccolta di donazioni tramite il sito che transita tramite un circuito bancario. In questo caso non è possibile avere un controllo sul circuito bancario, quindi abbiamo una titolarità distinta dei dati e quindi uno risponde fino a che il dato è presente nella propria organizzazione. Dopodiché è l'altro soggetto che risponde per il trattamento che attua sui dati stessi. Poi abbiamo agenzie creative, società di servizi che magari fanno attività anche di composizione di messaggi, invii postali, per email, hanno la possibilità di trattare i dati che vengono forniti direttamente dall'organizzazione, così come un'agenzia che mi cura il sito web o comunque i canali social. Sono tutti responsabili del trattamento perché comunque non agiscono da soli, ma agiscono dietro indicazioni da parte direttamente dell'organizzazione. Questo anche se poi abbiamo dei trattamenti che possono essere limitati, occasionali, periodici e che non sono comunque trattamenti che sono continuativi nel tempo. Tutti i rapporti tra titolari e responsabili del trattamento, che possono essere una persona fisica, una persona giuridica, possono essere organizzazioni di qualsiasi tipo, devono essere formalizzati all'interno di un contratto. E quindi avremo che all'interno di un contratto dovrò definire la durata del trattamento, la natura e la finalità dei trattamenti, i tipi di dati trattati, le categorie di interessati, gli obblighi e diritti dell'organizzazione, sotto vari aspetti. Quello che è importante è che ci sia appunto questo rapporto contrattuale che mi permette di definire i vari aspetti e anche di sgravarmi di una certa responsabilità nel caso in cui degli errori vengano commessi non direttamente dal titolare, ma da responsabili. Il responsabile a sua volta può agire attraverso dei subresponsabili e i subresponsabili a loro volta attraverso degli altri subresponsabili. Questo è possibile nella misura in cui io do come titolare la possibilità al responsabile di fare questo passaggio e di comunicarmi o che si avvarrà di subresponsabili e poi successivamente dimmi quali sono questi subresponsabili, oppure specificatamente mi definisce fin dall'inizio quali sono questi subresponsabili, perché in qualità di titolare io devo garantire che il flusso dei dati vada in mano sicura e quindi posso anche oppormi all'indicazione di un responsabile piuttosto che un altro. Il passaggio tra vari soggetti amplifica il rischio e a nulla vale anche attivare delle polizze assicurative che mi permettano in qualche modo di anche riuscire a pagare eventuali sanzioni. L'altra figura nuova per quanto riguarda l'Italia, ma già presente in diversi paesi europei già prima del 2018, è quella del DPO, di questa figura di revisore dei dati, che non è altro che una figura ponte tra gli interessati e il garante, che garantisce che i dati vengano trattati in maniera corretta e a tal fine viene remunerato direttamente dal titolare, qui ci può essere un conflitto di interesse, è una figura che necessita che i propri dati vengano pubblicati anche sul sito, che venga comunicato al garante e che è presente obbligatoriamente nei confronti delle organizzazioni di tipo pubblico, laddove abbiamo soggetti la cui attività principale, non secondaria o accessoria, quale può essere un'altra funzione all'interno dell'organizzazione, consiste nei trattamenti che per la loro natura, il loro oggetto e la loro finalità
richiedono il controllo regolare e sistematico, quindi continuativo, degli interessati su larga scala, quindi una grande numerosità di dati vengono trattati. E poi tutti i soggetti a cui attività principale consiste nel trattamento, sempre su larga scala, di dati particolari giudiziari, quindi solamente un'organizzazione non profit che magari offre dei servizi sociosanitari su tutto il territorio nazionale potrebbe avere l'obbligo di avere questa figura di DPO o comunque una realtà che fa profilazione dei dati, intesa come targettizzazione di donatori, ad esempio, per poi riuscire ad ottenere un maggior numero di donazioni. Ciononostante, potremmo anche decidere come organizzazione di avere questa figura che ci permetta, ci garantisca una maggiore attenzione riguardo anche alla possibilità di trattare i dati correttamente all'interno della nostra organizzazione. Però, anche se uno ha questa figura, seppur non obbligatoria, potrà essere visto dal garante con un occhio maggiore di favore, ma non lo esime poi da avere l'applicazione di sanzioni laddove ci siano degli illeciti compiuti con colpa o dolo. Chi può rivestire il ruolo di DPO? Non c'è un albo di riferimento, si dice semplicemente che bisogna che abbiano determinate competenze professionali in materia. Ci possono essere corsi di formazione che mi permettono di qualificare maggiormente una persona in questo senso, però attualmente non c'è un albo. Può essere una figura interna o una figura esterna. Se è interno, il problema è di riuscire a distinguere bene i ruoli per evitare appunto commistioni, visto che dovrebbe essere una persona indipendente all'interno dell'organizzazione. Se è esterna è più semplice perché, seppur essendo anche magari all'interno di una società di consulenza e debba essere nominato come singola persona, mi garantisce sicuramente una maggiore indipendenza il fatto di essere esterno e di non avere rapporti continuativi con il titolare. La comunicazione sul sito o al garante deve essere fatta anche nella misura in cui sostituisco, revoco comunque questa figura. Altra figura, ultima figura di riferimento tra quelle diciamo più generale, non si vede l'ultima slide comunque, è l'amministratore di sistema. Questo amministratore di sistema è una figura che era prevista nel passato, non viene richiamata dal regolamento, ma è una figura comunque sempre esistente e rappresenta quella figura che gestisce gli aspetti informatici in una realtà nel caso in cui ci siano effettivamente delle movimentazioni di dati abbastanza rilevanti o comunque utilizzi dei mezzi anche tecnologici abbastanza avanzati o comunque in maniera continuativa, altrimenti possa avere una società di riferimento che mi offre un servizio, ma non necessariamente anche qualificare una persona come amministratore di sistema. Deve essere una persona comunque che ha una certa professionalità e devo comunque registrare gli accessi al sistema informatico tutte le volte che questa figura ha da lavorare sui dati all'interno di un'organizzazione. L'organigramma così composito, così anche variegato come l'abbiamo definito, si completa con delle figure che non vengono definite nel regolamento, ma vengono citate e sono gli incaricati o gli autorizzati al trattamento, che sono tutte le persone che vengono a conoscenza dei dati e che trattano quindi i dati, sia dal punto di vista verbale che cartaceo che telematico e che a vario titolo possono trattare questi dati. E per questo c'è la necessità di definire delle lettere di incarico singolari, personali, dove definisco chi fa che cosa in maniera differenziata e con l'accortezza di non far sì che tutti abbiano accesso a tutto. Anche perché il fatto di avere delle figure ben definite con delle responsabilità nel trattamento dei dati sgrava il titolare di responsabilità o comunque chi agisce nome per conto dell'organizzazione, quindi l'organo dirigenziale. Queste figure rispondono nei confronti del titolare, così come risponde una qualsiasi persona che è assunta all'interno di una realtà e quindi rispondono in particolare a dove ci sia
un dolo nell'errore che viene commesso. In caso di colpa ci può essere una responsabilità diretta del titolare come colpa in vigilando. Ok? Quindi è importante che ci sia una lettera di incarico, che ci sia anche una formazione delle persone, formazione che non è definita come avviene per la legge sulla sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro, dove abbiamo un monte orario definito a seconda delle figure di riferimento e anche una certa periodicità. In questo caso si richiede che effettivamente le persone vengano rese, abbiano conoscenza delle regole, delle istruzioni che vengono fornite dall'organizzazione, quindi va lasciato traccia di questo caso, in questo caso periodicamente, che quindi ci sia anche la possibilità da parte del titolare di dimostrare che effettivamente ha fatto tutto quello che era in proprio in potere per poter formare delle persone e evitare che ci fossero delle violazioni. Per trattare il dato in maniera lecita, diciamo, il primo passaggio che dobbiamo attuare è quello di fornire delle informazioni, anche se si chiama informativa, il riferimento e anche la denominazione data a questa slide, in realtà sono informazioni che dovrebbero essere fornite direttamente all'interessato affinché abbia chiaro come sono stati raccolti appunto i dati da parte dell'ente e come vengono trattati, che quindi sia anche consapevole e decida di dare un consenso o meno al trattamento che viene effettuato all'interno dell'ente stesso. Cosa deve comprendere questa informativa, anche per non essere generica e non servire per il fine per il quale è stata ideata? Deve comprendere quello che è riportato all'articolo 13 del regolamento in maniera molto puntuale. Ci sono dei punti da riportare. Quindi l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, quando è presente. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica del trattamento sulla quale torniamo, cioè la motivazione per cui io ho la possibilità di trattare questi dati, eventuali legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento dei terzi, i soggetti, le eventuali categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. E quindi io devo indicare nell'informativa chi comunico i dati all'esterno della mia organizzazione in maniera precisa, non dicendo all'ente pubblico, al commercialista, all'agenzia di assicurazione, ma proprio richiamando il nome di queste realtà. Se c'è l'intenzione di trasferire i dati in un paese al di fuori dell'Unione Europea, se ci fosse l'intenzione, bisognerebbe avere un consenso o un'autorizzazione di tipo pubblico, perché io non posso trasferire dati, soprattutto in paesi laddove non c'è una tutela analoga della normativa privacy, così come avviene in Italia. Il periodo di conservazione dei dati personali, oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. E quindi devo dire per quanto tempo conservo i dati quando non mi servono più. Stabilisco io il tempo laddove non è definito, per esempio, per motivi fiscali, per legge. Però devo anche giustificare il tempo di conservazione di questi dati. Poi abbiamo una serie di diritti che vengono richiamati espressamente, che sono i diritti dell'interessato. Diritto di accesso, che sarebbe accesso ai dati, diritto alla rettifica o aggiornamento, diritto di opposizione, di opporsi al trattamento, diritto all'oblio, cioè di essere completamente dimenticati dall'organizzazione. Diritto di cancellazione, diritto di portabilità dei dati, ovvero di poter trasferire le informazioni da un ente all'altro laddove ci sia un rapporto di tipo contrattuale. Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. Abbiamo visto che c'è la necessità di rispondere alle richieste fatte direttamente dall'interessato, laddove queste risposte non ci siano o non siano soddisfacenti, l'interessato può porre un reclamo o una segnalazione all'autorità di controllo, dove per segnalazione semplicemente
l'interessato comunicherà o per posta certificata o invio di raccomandata che secondo lui l'ente presso i quali sono presenti i suoi dati non ha un comportamento corretto nel trattamento dei dati e da parte sua il garante potrà fare una verifica se lo riterrà opportuno. Laddove invece c'è un reclamo, ci sarà un'attenzione puntuale, proprio specifica, sui problemi che sono stati evidenziati e si potrà arrivare anche a avere un risarcimento, riferendosi poi successivamente a un giudice di riferimento. Poi bisogna anche definire nell'informativa se i dati che vengono richiesti sono dati che sono necessari per lo svolgimento del servizio, per quello che sono le finalità che vengono comunicate direttamente dall'ente, oppure sono dati facoltativi e quindi l'interessato può decidere o meno di dare l'autorizzazione al trattamento. Pensiamo appunto alle immagini, pensiamo comunque alle registrazioni di voci, di interventi e queste sono facoltative come dati da fornire a un'organizzazione. E poi se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, cioè se io tratto i dati anche ai fini più commerciali, diciamo. A livello di informativa, l'Unione Europea aveva promesso di definire delle icone standardizzate che permettessero di far comprendere in maniera maggiore le informazioni che comunichiamo al nostro interessato, però in realtà ad oggi non sono state proposte. Non esistono facsimili di informativa, se non riferimento a questo articolo che vi ho richiamato, forniti dal Garante italiano. Però è interessante l'esperienza spagnola e ci si rifà anche ad altri paesi per avere indicazioni anche su come muoversi per avere un trattamento appunto lecito, che ha messo a punto una informativa multilivello, un'informativa che può essere fornita per approssimazioni successive. Questo può essere utile anche laddove l'informativa la metto a disposizione, richiamando quella più generale, su strumenti che hanno uno spazio limitato da poter essere utilizzato. Questa informativa fornita in maniera per approssimazione successive, quindi stratificata, si compone in una parte, comunque qui vi ho messo un facsimile, che sia di un'industria farmaceutica, dove do dei riferimenti, quasi dei titoli dell'informativa stessa e delle informazioni di base e c'è la possibilità successiva di approfondire tramite dei collegamenti. Dicevo che per trattare correttamente e avere la legittimità per farlo, c'è bisogno di una delle condizioni riportate all'articolo 6 del regolamento. Non necessariamente io posso trattare i dati solamente se c'è il consenso, come avveniva nella precedente normativa. Abbiamo che è possibile trattare i dati nella misura in cui il trattamento è necessario per eseguire un contratto, quindi un contratto in senso lato, anche nella misura in cui io chiedo un'informazione, quindi devo fornire dei dati per riceverla, è una specie di contratto, no? Quindi l'interessato si muove per richiedere informazioni. Così come ci può essere un rapporto contrattuale, come può essere quello del lavoro, e quindi non necessita di avere una possibilità di un consenso, perché comunque il fatto stesso che esista un contratto è già un accordo tra le due parti. Trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale, cioè se mi richiede la legge di fornire determinati dati, io devo averli da parte dell'interessato. Trattamento necessario per la salvaguardia degli interessi vitali della persona, si faceva un esempio dell'integrità fisica precedentemente. Il trattamento è necessario per interesse pubblico, pensiamo sempre, ripeto, al Covid e questo interesse pubblico come ha in qualche modo prevaricato l'interesse individuale. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di interessi. Poche volte c'è un legittimo interesse del titolare, anche se spesso, anche in ambito di donazioni, le organizzazioni tendono a parlare di legittimo interesse il fatto semplicemente di dare informazioni o sensibilizzare una popolazione per poi richiedere donazioni. Il caso più semplice di legittimo interesse è proprio anche la tutela di tipo giuridica.
E poi abbiamo il consenso. Consenso che si esprime non solamente con una firma, ma con una dichiarazione, un'azione positiva inequivocabile, che sia preceduta da un'informativa, che sia espressa liberamente e precisamente per ogni cosa che viene richiesta. Quindi io posso anche fleggare un quadratino dicendo che sono d'accordo senza necessità poi di fare una firma e di raccogliere consensi e mantenerli in forma cartacea, anche se è opportuno trovare dei meccanismi che mi permettano in qualche modo di conservare i consensi anche se sono consensi di tipo sotto forma di azione positiva e che non siano anche stati forzati. Pensiamo ad esempio anche quando navighiamo in un sito che per andare avanti spesso ci troviamo a dover fornire dei consensi, quindi a fleggare a delle caselle per poter proseguire nella navigazione. Spesso questo avviene anche con una forzatura e anche un atteggiamento che non è libero. Il consenso dei minori normalmente viene espresso dai genitori e da entrambi i genitori perché il tema della privacy viene ad essere considerato come di straordinaria amministrazione, quindi dove c'è un interesse del minore maggiore, e qui si riconduce a una casistica limitata, ci dovrebbe essere la firma di entrambi i genitori, anche se poi il regolamento parla di titolare della responsabilità genitoriale, quindi non di titolari. Però per correttezza, per evitare anche disguidi, per evitare anche contenziosi, è auspicabile far firmare entrambi i genitori. Laddove non è possibile, mettere una dicitura, che è quella riportata in fondo alla slide, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale, eccetera, eccetera, del codice civile, che fa sì che un genitore che firma si prenda una responsabilità anche per l'altro genitore, in qualche modo. I genitori firmano per i minori di 18 anni. La minore età di 14 anni è valevole solamente su internet, quindi laddove c'è la possibilità di iscriversi a social network, utilizzare determinati servizi informatici, al di sopra di 14 anni non c'è bisogno del consenso dei genitori. Detto questo, andiamo a vedere quelle che sono le misure di sicurezza che devono essere adottate per garantire che i nostri dati vengano tutelati. Misure che non sono definite in maniera specifica, ma viene detto che il singolo ente decide in autonomia quali sono le misure tecniche e organizzative adeguate affinché ci sia una garanzia e ci sia una sicurezza dei dati a disposizione, anche sulla base dei costi che dovrebbe sostenere per mettersi in regola, diciamo. I codici di condotta, che sono pochi attualmente, che sono stati approvati dal Garante e che sono codici specifici, settoriali o per imprese di determinate dimensioni, hanno valore di legge e laddove ci sono, fanno sì da riconoscere un certo atteggiamento prudenziale da parte dell'organizzazione che le adotta, così come meccanismi di certificazione, che pur non essendo obbligatori e pur non essendo in toto previsti attualmente, garantiscono di avere un'immagine più positiva nei confronti, diciamo, del garante in sede, soprattutto di un eventuale controllo. Abbiamo che comunque i mezzi di sicurezza che vengono ad essere definiti devono tener conto della tipologia di dati che vado a trattare, quanto più sono dati sensibili, particolari, quanto più dovrò attuare delle misure di sicurezza più elevate, quanto più ho a che fare con strumenti informatici, quanto più dovrò essere accorto nella tutela, perché paradossalmente si ha una maggiore garanzia di sicurezza per i dati che sono sotto forma cartacea che informatica, considerando anche che negli enti del terzo settore spesso gli strumenti tecnologici non sono così avanzati, così anche aggiornati da permettere una sicurezza abbastanza elevata. Diciamo che i mezzi di sicurezza che vengono ad essere indicati così come esemplificazione del regolamento sono quelli riportati in questa tabella, che
definiti come misure tecniche e misure organizzative. Normalmente il regolamento dice cosa si deve fare, ma non come, proprio per lasciare libero l'ente di definire anche responsabilmente quelle che ritengono essere delle misure più adeguate alla propria organizzazione. Abbiamo comunque sempre l'allegato B del codice della privacy del 2003, che seppur abrogato, dà delle indicazioni utili sulle misure da attuare. Vediamo quali possono essere quelle che vengono ad essere definite. La pseudonimizzazione vuol dire attribuire un codice di riferimento al dato che abbiamo a disposizione, scindere le due informazioni in maniera da rendere più difficile l'identificazione dell'individuo al quale si riferiscono. Oppure abbiamo la cifratura, in questo caso c'è un'elaborazione del dato che rende ancora più difficile l'identificazione dello stesso dato. Oppure abbiamo le password, il backup, il fatto di dare accesso differenziato e limitato alle varie persone ai dati. Mentre invece tra le misure organizzative abbiamo definire un organigramma, creare delle policy interne di buona prassi da seguire sia in caso di violazione sia nella gestione ad esempio delle richieste degli interessati, nominare correttamente gli autorizzati, formarli, e queste misure variano nel tempo. Io devo avere un atteggiamento comunque attento fin dall'inizio del trattamento, infatti si parla di privacy by design, e poi controllo successivamente e avrò quindi un atteggiamento anche un periodico di controllo e di adeguamento delle misure stesse. L'analisi che deve essere condotta comunque per arrivare a definire queste misure di sicurezza è un'analisi che si basa sul rischio e quindi dovrò domandarmi a quali rischi sono sottoposti i dati oggetto di trattamento. Quali elementi devono essere esaminati? Come fare a prevenire e gestire il rischio che deriva dal singolo trattamento, dove per rischio si intende la probabilità che si verifichino impatti negativi sui diritti e libertà degli interessati, non dell'organizzazione stessa. A livello di allegato B abbiamo che vengono definiti i rischi in tre categorie. Si fa riferimento al comportamento degli operatori, e quindi sono fattori organizzativi che fanno sì da comportare dei rischi, è un po' l'atteggiamento anche di negligenza, di scarsa consapevolezza, di incuria da parte degli autorizzati, se non ben formati, che provoca spesso anche delle violazioni di sicurezza. Poi abbiamo eventi relativi a strumenti tecnologici, quindi fattori logici, e quindi tutto l'ambito di strumenti non adeguati che quindi fanno sì che ci sia una perdita di dati o un malfunzionamento degli strumenti che porta comunque anche a una scarsa integrità dei dati stessi. E poi eventi relativi al contesto, soprattutto fattori fisici, quindi armadi e cassetti che non sono chiusi adeguatamente, accessi non autorizzati. Il fatto che ci siano eventi, allagamenti, piuttosto che perdita di corrente o altro che possono provocare delle interruzioni anche dell'operato e anche una perdita di dati. Come dobbiamo procedere come organizzazione? Una volta che ho definito delle categorie di dati che vado a trattare, dovrò valutare appunto il rischio che è connesso al trattamento stesso del dato e definire le misure di sicurezza adeguate per poi superare queste problematiche derivanti da rischi che ho analizzati. Se vedo che il rischio è elevato e che quindi non mi è sufficiente fare un'analisi superficiale, ma devo andare in profondità per capire come agire per garantire la sicurezza dei miei dati, farò una valutazione di impatto del trattamento, una DPIA. Vedremo in quali termini. E se anche questo non è sufficiente a definire come posso agire per limitare il rischio che ho nel trattamento di dati, pensiamo a dati molto delicati che vado a trattare, dovrò consultare il garante. E questo, nel giro di 8 settimane, al massimo 8 più 6 settimane, mi darà indicazioni, non autorizzazione per agire, ma indicazioni proprio per
per mettere a punto delle misure di sicurezza che mi permettano di limitare il rischio. Il rischio va definito in termini di probabilità che qualcosa accada e di gravità di quanto possa accadere. Non c'è una modalità di valutazione di impatto della protezione dei dati, anche se poi abbiamo un software gratuito messo a punto dall'autorità francese, tradotto in italiano, che mi permette di fare una valutazione di impatto del singolo trattamento dei dati. Diciamo che la valutazione di impatto è obbligatoria più o meno nei casi previsti per l'obbligo di avere un DPO. Però il garante dà delle indicazioni laddove soprattutto tratto anche in maniera molto, con numerosità abbastanza elevata dati di persone vulnerabili in qualche modo, dà indicazioni secondo le quali è opportuno fare una valutazione di impatto. Quindi genericamente laddove tratto dei dati anche di una certa numerosità di soggetti che sono in qualche forma di svantaggio, comunque sono vulnerabili, sarebbe opportuno fare una valutazione di impatto. Oltre a questo aspetto preliminare, ho bisogno di redigere registri di trattamenti dei dati, registri che sono riportati e nominati all'articolo 30 del regolamento. Si parla di registri perché si parla di un registro del titolare del trattamento, che dovrà riportare tutto quello che riguarda gli aspetti relativi ai trattamenti nel dettaglio con le informazioni che sono proprie dell'informativa, e registro del responsabile del trattamento è registro in forma un po' più semplificata che dovrà predisporre chi ha il servizio per mio conto una specifica tipologia di dati e quindi dovrà fornirlo al titolare affinché lo unisca al proprio registro del titolare. Ricordiamoci che come responsabile del trattamento abbiamo anche da essere noi stessi, quindi non solo nominare del responsabile del trattamento, ma potremmo essere noi come organizzazione da nominare come responsabile del trattamento da parte da enti terzi. Pensiamo a un progetto che viene fatto da un capofila e da una serie di partner. Noi possiamo avere un ruolo di capofila, ma spesso abbiamo anche un ruolo di partner. Nel caso di partner, dobbiamo essere nominati come responsabile del trattamento. Questi registri devono essere aggiornati, non è necessario che siano stampati, ma possono essere conservati anche in formato elettronico. Quello che è importante è che fotografino la situazione nel momento in cui è presente. Il registro del titolare del trattamento è obbligatorio per imprese al di sopra di 250 dipendenti. E quindi uno dice: ok, noi come organizzazione non dobbiamo avere questo obbligo. A parte il fatto che è una fotografia dell'esistente e anche in sede di controllo è la base attraverso la quale acquisire le informazioni secondo le quali vengono trattati i dati all'interno di un'organizzazione. Ma poi l'articolo 30, comma 5, dice che sono comunque obbligati coloro che hanno meno di 250 dipendenti, che possano presentare un rischio anche non elevato per i diritti e libertà degli interessati, che facciano i trattamenti non occasionali e coinvolgano categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali e a reati. E quindi abbiamo che implicitamente quasi tutte le organizzazioni, soprattutto quelle del terzo settore, proprio perché trattano categorie particolari di dati, per non dire dati giudiziari, a volte sono sottoposti a questo obbligo e quindi è altamente consigliato averlo come base di riferimento. Il garante della privacy ha fornito per le piccole e medie imprese, quindi per le piccole realtà, dei facsimili editabili di registri, registro del titolare del trattamento, registro del responsabile del trattamento, che potete trovare al link che ho allegato alla slide. Vedete che si presenta come un foglio Excel dove ci sono una serie di informazioni che poi sono le stesse
che devono essere riportati nella singola informativa rivolta ai miei interessati. Se guardiamo il registro dei trattamenti, è un registro un po' più semplificato rispetto a quello del titolare, in generale. Andando verso la violazione dei dati personali, abbiamo che non è detto che un qualsiasi incidente di sicurezza sia riconducibile al cosiddetto data breach, ovvero a una violazione del dato che comporta comunque dei problemi, agli interessati del dato stesso. Ma un incidente di sicurezza deve essere valutato per verificare se effettivamente c'è stata una violazione. Porto l'esempio di un evento che viene organizzato in piazza, ci sono dei moduli che registrano magari delle donazioni effettuate, riportando anche gli estremi delle carte di credito, vengono messi in maniera incustodita all'interno del banchetto. Il banchetto anche può avere dei momenti in cui non è presidiato, e questo può comportare, se prelevati questi moduli, sicuramente un incidente di sicurezza che comporta una violazione dei dati. In generale abbiamo che le violazioni dei dati sono violazioni che riguardano la riservatezza, quindi il fatto di arrivare a divulgare dei dati quando non dovremmo farlo, integrità, violazione dell'integrità, quindi i dati vengono in qualche modo modificati, o della disponibilità, e quindi posso perdere i dati stessi e non avere più la disponibilità dei dati. Importante anche fare una distinzione se questo avviene in maniera colposa o dolosa. Tutte le violazioni che sono presenti in un'organizzazione vanno anch'esse registrate, e c'è un registro di riferimento che, sebbene non indicato la forma che debba avere, sicuramente è un registro che ha da riportare delle informazioni importanti. Quali sono queste informazioni? Dettagli relativi alla violazione stessa, la causa, il luogo dove è avvenuto, la tipologia dei dati personali violati, e poi gli effetti, le conseguenze della violazione e cosa ha fatto il titolare per, diciamo, arginare questa violazione. Quali sono le azioni da mettere in piedi da parte del titolare? Allora, tanto deve avere la conoscenza, il prima possibile in tempi molto ristretti, della violazione, dell'incidente di sicurezza che è avvenuto, e poi decidere da farsi, anche perché la notifica che eventualmente deve essere fatta al garante della privacy, nel caso in cui ci sia stato un evento dannoso per degli interessati, e questo deve essere valutato appunto dal titolare, comporta una notifica entro 72 ore. Se io non faccio la notifica entro 72 ore, ho delle sanzioni. Quindi posso fare anche una notifica che sia per fasi. Cioè, faccio una prima notifica in cui indico che cosa è successo, poi voglio approfondire i fatti, quindi darò delle informazioni aggiuntive, però le comunico direttamente al garante entro 72 ore. Se la violazione dei dati comporta un rischio elevato per i diritti e la libertà degli interessati, allora vanno comunicate, la violazione va comunicata anche agli interessati stessi, con linguaggio semplice e chiaro e senza particolari oneri, e anche questo in tempi abbastanza rapidi. Nel caso in cui la violazione è avvenuta, diciamo l'incidente è avvenuto presso il responsabile esterno, io devo aver attuato delle procedure che mi permettono di venire a conoscenza in tempo molto limitato dell'evento stesso, proprio per questa tempistica che devo rispettare, e devo mettere nel contratto stesso del responsabile come devono essere organizzati i vari passaggi, appunto per non perdere il tempo a disposizione. Abbiamo che il titolare può decidere comunque di non procedere alla notifica, oppure la notifica al garante o di notificare gli interessati, può aver ritardato la procedura, e quindi deve essere tutto questo registrato all'interno del mio documento
violazione dei rischi. Documento che comunque è opportuno che sia anche compilato, che ci siano riportati delle violazioni, perché comunque nella storia di un'organizzazione, per forza di casi, ci sarà stata una violazione, anche minimale, che non ha comportato una notifica al garante o agli interessati. Il fatto stesso che abbia un registro, diciamo, pulito, che può essere anche un quaderno, qualsiasi cosa dove registro queste informazioni, dà l'idea di scarsa attenzione da parte dell'organizzazione, come se una realtà che si occupa di svolgere servizi un po' rischiosi abbia un registro di infortuni completamente in bianco. Questo può far pensare che l'organizzazione è molto attenta e evita che avvengano degli infortuni, però può anche far pensare che in realtà l'impresa non è attenta e quindi voglia in qualche modo anche celare delle informazioni. La procedura interna per comunicare in maniera tempestiva, accurata le violazioni che ci possono essere, deve essere anche comunicata al personale dell'organizzazione, perché sono le persone autorizzate, designate al trattamento che poi possono fare delle violazioni o venire a conoscenza di eventuali incidenti. Quindi ci deve essere una procedura molto snella che mi aiuta a fornire le informazioni in tempo molto rapido al titolare che deve decidere. In questo, nelle grandi realtà, possono essere d'aiuto dei software di monitoraggio e anche attuare delle adeguate coperture assicurative laddove abbiamo dei tratti molto problematici da trattare che possono dar luogo a delle sanzioni. Sanzioni che possono essere di tipo civile, amministrativo e penale, dove di tipo civile sono le sanzioni che vengono attuate in maniera tale che ci sia un risarcimento del danno a favore di chi subisce il danno stesso. Sanzioni penali invece vengono comminate alla persona, alla realtà che ha violato la protezione dei dati e quindi dal punto di vista penale ci possono essere conseguenze a seconda della casistica. O sanzioni tipo amministrativo, che sono vere e proprie multe che vengono comminate dal garante all'organizzazione, che possono essere più o meno elevate a secondo della gravità, della durata della violazione, del numero delle persone coinvolte e per quanto tempo, che possono essere definite in base anche al fatto di essere per la prima volta soggetto a tali sanzioni oppure no. Il garante della protezione dei dati, questa figura di autorità di controllo messa a punto dal regolamento, abbiamo detto che ha una funzione di controllo indirettamente, richiede informazioni, esibizione di documenti, effettua ispezioni, emana provvedimenti prescrittivi in aggiunta a integrazione della normativa vigente, commina sanzioni amministrative e può ricevere reclami dagli interessati. E si avvale di un nucleo della Guardia di Finanza, di un reparto speciale per riuscire a svolgere questi compiti che gli sono attribuiti e attualmente il presidente è Pasquale Stanzioni. A questo punto vi do alcuni flash solamente sul rapporto tra regolamento e raccolta fondi, regolamento e personale, perché i tempi sono stretti, siete in tanti, preferisco che facciate le domande, altrimenti non c'è più tempo. Per poi appunto lasciarvi la parola. Allora, quando si fa raccolta di fondi, si pensa di non aver necessità di trattare le fonti informative con una certa accortezza. In realtà sì, anche perché se fatto in maniera molto sviluppata, oltretutto abbiamo attualmente un registro delle opposizioni dove vengono a registrarsi i numeri di telefoni e anche gli indirizzi postali che teoricamente, dico teoricamente perché non è che funzioni così tanto attualmente il registro delle opposizioni, perché è molto recente la sua regolazione, il suo regolamento è di recente emanazione, nel 2022, e il fatto di essere iscritto al registro delle opposizioni fa sì che ci sia la necessità di verificare se il mio potenziale donatore o comunque se il mio donatore è iscritto al registro e quindi
fa sì che non abbia la possibilità di contattarlo, soprattutto laddove sia un donatore occasionale. Se è un donatore continuativo posso continuare a contattarlo, ma se è un donatore occasionale posso contattarlo fino al massimo per 30 giorni rispetto al primo contatto. Così come ci possono essere delle indicazioni anche legate nell'effettuare raccolta fondi, nella minimizzazione dei dati, cioè nell'utilizzare i dati che sono essenziali per registrare la donazione, per mandare eventualmente la ricevuta della donazione e che non permettono comunque una continuità di contatto promozionale, a meno che non ci sia effettivamente un consenso da parte del donatore. Quindi, nella logica di minimizzazione dei dati, io raccoglierò i dati del mio donatore, quelli che mi servono strettamente, i dati in più devo avere l'autorizzazione. E l'attenzione deve essere massima, soprattutto nella misura in cui io do l'indicazione ad altri enti di sollecitare donazioni per il mio conto o comunque raccolgo fondi avvalendomi di liste di potenziali donatori prese a prestito da organizzazioni che fanno questo per mestiere. Questo nel caso in cui io faccia mailing postale, l'invio di mail tramite internet, invio di messaggistica, anche il fatto stesso di mandare SMS è come se io utilizzassi il telefono. E in questo caso vi ricordo che è stato approvato anche un codice di condotta per le attività di telemarketing proprio a marzo scorso, proprio per limitare l'utilizzo del telefono a fini promozionali fatta in larga scala e quindi l'utilizzo anche in diretto di messaggistica. Lasciamo da parte il fatto di non utilizzare informazioni che otteniamo dai social network senza averne avuto il permesso e vi chiudo richiedendo un'attenzione particolare anche al rapporto con i membri, i volontari, i collaboratori, il personale retribuito, perché veniamo ad acquisire delle informazioni sia dei volontari sia del personale retribuito, che spesso possono essere informazioni non necessarie o informazioni molto delicate che vanno anche a toccare rapporti con i familiari stessi delle persone coinvolti o terzi eventualmente danneggiati anche dall'attività lavorativa delle persone che abbiamo all'interno della nostra organizzazione. Ricordiamoci che comunque tutto il percorso che va dall'acquisizione di un curriculum vitae fino al termine del rapporto lavorativo deve essere monitorato e i dati che vengono ad essere acquisiti, soprattutto quelli che riguardano ad esempio la religione del lavoratore, l'opinione politica o sindacale, o dati sulla salute, devono essere veicolati con molta attenzione anche tra le varie parti di riferimento. L'ultima cosa sulla videosorveglianza, a volte nelle nostre organizzazioni è presente un impianto di videosorveglianza che serve per evitare eventualmente dei danneggiamenti che ci possono essere, furti, atti vandalici nelle nostre sedi. Ricordiamoci che bisogna rispettare la normativa sulla privacy e anche quello che è previsto dai provvedimenti europei, in particolare sulla videosorveglianza, sui tempi di conservazione dell'immagine, di come posizionarli, di come predisporre anche l'informativa affinché uno abbia la conoscenza dei dati registrati a chi poi vengono comunicati. E laddove ho del personale che viene ad essere ripreso nel luogo di lavoro, non quando entra ed esce all'interno del luogo di lavoro, anche indirettamente ripreso perché appunto questi impianti che sono utilizzati semplicemente per evitare furti e atti vandalici, io dovrò avere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la direzione provinciale del lavoro
e avere l'autorizzazione all'installazione proprio di questi dispositivi, anche se poi questi dispositivi potrebbero essere anche in teoria spenti, altrimenti ci sono delle sanzioni anche abbastanza rilevanti dal punto di vista penale.